Iniziamo a parlare appunto di questo corso, partendo dal capire cos'è questo corso, quindi cosa dovete aspettarvi da questi 4 giorni. La prima cosa è che, come abbiamo visto prima, non tutti qua sono elettronici, non tutti qua sono elettronici che hanno una laurea triennale, magistrale o un dottorato, e quindi questo corso è pensato per essere adatto a chiunque, quindi qualsiasi persona che sia, cioè, che abbia passato il test d'ingresso al Politecnico, essenzialmente. Un'altra cosa, che questo è un punto molto importante, è quanto più pratico possibile. Con pratico non intendo che metteremo le mani sui dei PCB veri, perché questo è un po' complesso dato che siete tanti, però diciamo che parlerò il minimo possibile della matematica dei numeri, ok? E quindi non sembrerà un corso del Politecnico, sembrerà un corso un po' più amatoriale da questo punto di vista. Questo perché è orientato a degli hobbisti. Ok, quindi qua non ci sono professionisti tra voi, credo, e magari ci saranno professionisti tra voi. Questo corso, se volete diventare professionisti nella progettazione di circuiti stampati, non vi serve. Cioè, almeno, vi serve per capire cosa andrete a fare, ma non per capire cosa farete. È una cosa diversa. Per questo è complementare ai corsi del Politecnico. Se fate solo questo e poi cercate un lavoro, non lo troverete. Se fate solo i corsi del Politecnico troverete lavoro, guarda, pezzo di carta è importante. Quindi sia seguire dei corsi di elettrotecnica, fondamenti di elettronica, dell'elettronica digitale, analogica, tutto quanto, è molto importante per avere le basi. Questo corso permette di sviluppare in modo più pratico questo tipo di conoscenze. Cosa invece non è questo corso? Come progettare un circuito. Noi qua non vedremo come si fa un circuito. Qua vediamo come tradurre un circuito dal nostro bel pezzo di carta, dal nostro bello schemino, che abbiamo sempre visto, qualcuno... Chi non ha ancora fatto elettrotecnica qua dentro? Vabbè, ok. Come vedrete allora, a elettrotecnica, quindi sono 2 righettine sulla lavagna, passiamo da questo tipo di circuito a un circuito stampato, quindi un qualcosa che potenzialmente è la casa definitiva del nostro circuito, la forma definitiva. Questo corso non è tenuto da professionisti nel design di PCB. Io non sono un professionista, sono assolutamente un hobbista, quindi potrei dire cagate essenzialmente, quindi non insultatemi, anzi fatelo che è meglio. Pertanto non vi darò, come abbiamo detto prima, consigli di livello professionale. E per questo non lavorate con queste cose che vi dico io. Cestinate tutto, rifate da zero, ok? Detto questo, dato che questo corso farà schifo, iniziamo partendo dicendo cos'è un PCB? Qualcuno di voi ha mai sentito PCB? Cioè ha scritto sulla locandina. Esatto, no, ho sentito, non letto. Sono 2 cose diverse. Allora, immagino di sì, se siete qua dentro sapete più o meno cos'è un PCB, a meno che non vi piacciono gli acronimi di 3 lettere. Un PCB è un circuito stampato. Questa è una definizione riadattata da Wikipedia. Essenzialmente, il PCB è quella roba che vedete lì nello sfondo, ok? Sono tanti bei componentini connessi tra di loro su questa bella board che di solito immaginiamo verde, ma non necessariamente. E semplicemente il PCB è uno strumento che utilizziamo per collegare tra di loro diversi componenti. Il PCB non è sempre esistito, mentre i circuiti elettronici sono esistiti da un po' più di tempo. Come facevamo prima? Prendevamo i componenti, prendevamo dei cavi, saldavamo i componenti con dei cavi tra di loro. Roba bruttissima, roba che prende fuoco, roba che è stata usata, cioè, per mandare l'uomo sulla luna, ma niente di particolare. E queste cose non si fanno più, per fortuna, oserei dire, tranne nelle lavatrici, tipo. E quello che si fa oggi è un qualcosa di un po' più sofisticato. Però per fare queste cose più sofisticate dobbiamo partire dallo stadio di prototipazione. Lo stadio di prototipazione vuol dire prendere i nostri componenti e collegarli tra di loro in modo non permanente. Per fare questo utilizziamo delle breadboard, che sono delle pezzi di plastica bucherellate in cui infiliamo dei cavetti e facciamo dei contatti. Qualcuno di voi conosce Arduino? Un po' di gente conosce. Qualcuno di voi ha usato Arduino? Bene, allora avete usato di sicuro una di queste. Ok. Lo stadio successivo, che è un prototipo un po' più definitivo, si chiama perfboard, cioè una board perforata essenzialmente, che ha dei buchi, delle piste collegate tra di loro, dove noi andiamo a saldare effettivamente dei cavi.
Questo è un po' particolare, qua usiamo, cioè qua si vede una tecnica particolare che veniva utilizzata negli anni 90, dove si prendono dei fili, si annodano attorno dei punti per fare dei contatti, e sono dei modi per fare dei prototipi un po' più definitivi rispetto alle breadboard, che prima non si usavano, almeno come le intendiamo noi. Lo stadio successivo, appunto, è, per noi hobbisti, il PCB. Il PCB, questa immagine in sfondo è un PCB fatto in casa, essenzialmente, prodotto con cose, cioè senza avere un'industria dietro che te lo produce. E i risultati sono abbastanza interessanti, ok? Non sono a livello di quelli industriali, ma sono altrettanto validi. Questa roba qua, se ci riusciamo, proviamo a farvela vedere l'ultimo giorno. Se sopravviverete in così tanti, sarà un casino. Ci proviamo a vedere come fare questa cosa qua. Se invece vi annoierò a morte, sarà molto più semplice, quindi scappate, bravi. Iniziamo a vedere com'è fatta questa cosa qua. Questo qua che vediamo è un PCB a strato singolo. Vediamo com'è fatto un PCB a strato singolo. Prima cosa, le componenti più importanti. Le tracce, ok, le traces. Sono semplicemente dei pezzi, chiamiamoli pezzi, di un materiale conduttivo, di solito rame, che collega tra di loro i vari componenti. E questo svolge tutta la funzione che fa il PCB. Fine. Questo è quello, è la parte importante del PCB. Però ovviamente questi robi qua sarebbero dei cavi. Quindi noi cosa facciamo? Li appiccichiamo sopra a un dielettrico essenzialmente, un materiale isolante, che ci permette di avere un'integrità strutturale della struttura. Poi il problema è che abbiamo del rame esposto. Noi non vogliamo il rame esposto, cade sopra qualcosa, si ossida, tutte queste cose strane. Che facciamo? Lo dipingiamo. Una bella mano di vernice. Questa non è proprio vernice, è diciamo una cosa formulata appositamente che si chiama solder mask, che è letteralmente una maschera. Perché? È una maschera che viene apposta sopra il nostro circuito, in questo caso. L'ultimo strato che andiamo a mettere sopra questo nostro PCB base, si chiama silkscreen, e semplicemente è uno strato, anche questo di vernice, questo è più simile alla vernice che conosciamo, che diciamo va a marcare dei punti interessanti all'interno del nostro circuito stampato, e generalmente sono scritte lettere, simboli, e servono semplicemente agli umani per capire effettivamente cosa c'è sopra questo nostro pezzo di fibra di vetro, diciamo. Notate però che la solder mask, quindi la roba verde con la vernice verde che ci abbiamo messo sopra, non ricopre tutte le tracce, ha lasciato libero alcune zone. Queste zone si chiamano pad, che sono i punti a cui andremo a saldare i nostri componenti. I componenti vengono saldati al PCB, saldatura stagno essenzialmente, non la saldatura quella con le scintille che vedete per i tubi da idraulico essenzialmente, qualcosa di un po' più casalingo, ecco, che si può fare anche in casa. Questi sono punti di contatto dove appunto i nostri componenti verranno collegati al PCB. Bene, questo è il PCB più base che possiamo immaginare. Perché non si fa? Perché è molto difficile lavorare con un PCB a layer singolo. Ok? Primo motivo. Noi dobbiamo fare queste tracce. Capire dove mandarle per collegare tanti componenti è difficile su uno strato singolo. Diventa un po' un puzzle essenzialmente. E noi cerchiamo di semplificarci la vita, chiaramente. Secondo, e questo sarà un topic molto particolare, è molto un PCB a layer singolo è molto suscettibile a interferenze elettromagnetiche. La compatibilità elettromagnetica è un argomento che non andremo a trattare in questo corso. Ci sono interi corsi di magistrale che trattano di queste cose qui, e serve un po' di numeri, che schifo i numeri, quindi non lo facciamo. Ok? Troviamo una soluzione però a questa cosa qua, perché diciamo, vabbè, un compromesso, un qualcosa di più carino. Facciamo un panino, ok? Prendiamo uno strato, lo mettiamo sotto l'altro strato e otteniamo questo, ok? Cioè la nostra base, il nostro dielettrico di base, che è compreso tra due livelli in cui ci stanno le nostre tracce elettriche. Questi due livelli con le tracce elettriche sono a loro volta verniciati dalla nostra solder mask, che a sua volta ha uno strato sopra di vernice con il nostro silkscreen, che sono indicazioni per gli umani. Okay? Questo è un PCB a due layer. Questo è già un buon PCB, con questo si può lavorare tranquillamente. Domandina, io posso mettere i miei componenti sopra e sotto. Poi di solito si mettono sempre da un solo lato per una questione di comodità. Però diciamo che le mie tracce ci sono anche sotto. Come faccio a far parlare questi due layer, questi due strati?
utilizziamo delle vie, cioè dei buchi che però sono riempiti, diciamo che, o meglio, electroplated di rame in questo caso, che permettono di collegare delle tracce dell'layer superiore a delle tracce dell'layer inferiore. Sono piccoli buchini. Ci bastano due layer? Certo che no, ovviamente. Noi vogliamo andare oltre. Quindi facciamo un sandwich più grosso, ok? Questa però è una particolarità. Vedete che le tracce sono seppellite sotto il nostro, nel nostro PCB. Sono all'interno, noi non possiamo vederle. In questo caso sono quattro layer, che è un'altra misura standard. I layer vanno sempre in numeri pari a livello industriale. E quindi a questo punto le vie, diciamo che sono un po' più importanti, perché noi non le vediamo da fuori le tracce. Le vie ci servono per collegare le tracce all'interno con quelle esterne, quelle interne tra di loro e tutto quanto. E... ok, però lì leggete una cosa. Tracce, sotto il substrate, solder mask screen, prepreg. Cos'è il prepreg? Beh, allora, semplicemente è colla. No, in realtà non è colla, però facciamo finta che sia colla. Ok, quello che fa è tenere assieme tutta la roba. Anche questo è un dielettrico un po' particolare. Ok, vista questa struttura qua, che è molto base, possiamo provare ad andare un po' più nello specifico per capire come è fatto questo nostro PCB e alcune sue caratteristiche. Partendo dalle tracce, proviamo a classificarle. Io prendo un PCB a caso, ne prendo una a caso, squarto il mio computer, ok? Prendo, tiro fuori la prima scheda che mi capita in mano. Senza sapere neanche cosa fa, voglio guardarlo e dire, va bene, allora io in questa zona succede più o meno questo, in questa zona succede più o meno quello. Come facciamo? Guardiamo la dimensione delle tracce. Quelle più strette generalmente portano segnale, quelle più larghe generalmente portano alimentazione. Ok? O meglio, in quelle più strette scorre poca corrente, in quelle più larghe scorre più corrente. C'è qualcuno qua che ha un'idea del perché possiamo fare questa assunzione? Per la resistenza. Esatto, tracce più larghe hanno una resistenza inferiore, effetto Joule minore a parità di ampere che passano lì dentro. Va bene. Ok, prendiamo queste tracce larghe, le allarghiamo, le facciamo molto larghe, ok? Queste tracce molto larghe si chiamano piani. Questi piani qua, e con molto larghe intendo che occupano praticamente tutta la superficie della nostra board, generalmente contengono un potenziale di riferimento che utilizzeremo più o meno ovunque all'interno del nostro PCB. Quindi in questo caso generalmente è terra, oppure una tensione d'alimentazione, 3-5 volte, che sono quelli 3 e 5 volte, ad esempio nell'elettronica digitale. Questa immagine, se si vede bene dal fondo, se no, ecco, giusto, lì ci sono le slide che stiamo guardando lì, quindi se non si vede bene dal fondo, guardatele pure dal vostro computer. Qua si vede abbastanza bene. Non ho idea di cosa faccia questo circuito, è la prima immagine che ho trovato su Google Immagini, quindi... Ok, però facciamo un'assunzione, ok? Abbiamo delle tracce di segnale, che sono quelle piccoline lì, tutte assieme, ok? Sono molto sottili. Poi in più sappiamo che generalmente sono segnali digitali in quel caso, però questa è un'assunzione più avanzata. Abbiamo delle tracce un po' più ciccione, che generalmente sono tracce di alimentazione. Tra l'altro, altro indizio, questo qua è un connettore d'alimentazione DC, che si vede dietro, però... Poi con un po' di esperienza si imparano a riconoscere i vari componenti. E poi quello che ho marcato come plane, come piano, in realtà è una traccia, ma è molto cicciona, nel senso che non ha una vera direzione. Occupa praticamente tutto lo spazio che non occupano le altre tracce. Okay. Ho scritto ground, punto di domanda, perché uno, non sono sicuro che sia ground, però è molto probabile che sia ground in questo caso. L'assunzione di default è c'è un piano, probabilmente terra. Il bravo ingegnere misura sempre, ovviamente non fa assunzioni così a caso. Ora che abbiamo visto le tracce, parliamo un po' più approfonditamente di un altro componente, che sono le vie. Ok? Di vie ci sono tre tipi, e si vede abbastanza bene. Questo è lo stesso sandwich che vi ho fatto vedere prima, però con dei colori diversi. Le vie sono quelle robe rosse e bianche che passano, che sono dei buchi essenzialmente, questa è una sezione. Il primo tipo si chiama through hole, attraverso il buco, che passa da punto a punto l'intera nostra board, ok? La seconda si chiama blind, cieca, nel senso che entra da una parte e poi si ferma lì, e la terza si chiama invece bird, quindi
seppellita, quindi non ha accesso all'esterno né da una parte né dall'altra. Questo è un PCB a 4 layer. Il primo layer, il secondo layer, il terzo layer, il quarto layer. Ok? La via 1 collega tutti e 4 i layer, la via 2 collega il layer 1 al 2, la via 3 collega il layer 2 al 3. Ok? Questi sono tre tipi di via. Il tipo 2 e il tipo 3 sono molto difficili da produrre. In ambito hobbistico non si usano, anche in ambito professionale sono molto costose. Diciamo che c'è uno scarto economico abbastanza importante tra il progettare un PCB che contiene delle vie di questo tipo. Quindi noi non andremo neanche a vederle queste cose qua, le ho messe per completezza, perché se prendete la motherboard di un computer, o meglio, la motherboard di un cellulare, se smontate un cellulare prendete la scheda madre di un cellulare di ultima generazione, quelle robe lì le vedrete, o meglio, non le vedrete perché sono dentro. La numero 3 non si vede perché è all'interno, la numero 2 la vedi solo da un lato se giri il circuito. Quindi se voglio fare il reverse engineering di una board di questo tipo, è un po' un casino, essenzialmente. Mentre il primo tipo si vede tranquillo, nessun problema. Parliamo invece adesso dei pad, che sono, ricordo, i punti di contatto tra i componenti e le nostre tracce, e ne abbiamo di due tipi. Pad a montaggio superficiale. Sono semplicemente delle tracce superficiali che non sono coperte da solder mask. Ok? Quello che succede, io prendo il componente, lo appoggio sulla mia superficie e poi lo saldo. Ok? Quello che vedete lì luccicante è stagno solidificato essenzialmente. Questi sono, in questo caso, sono dei condensatori che sono saldati a montaggio superficiale. L'altro tipo di pad sono quelli through hole, ok? Quindi io faccio un buco attraverso il mio PCB, faccio passare le gambettine del mio componente e poi lo saldo dal lato opposto, essenzialmente. Vantaggi e svantaggi di ciascuno: il primo occupa meno spazio, è molto più semplice con cui lavorare. Però potrebbe essere un po' più ostico se i componenti diventano molto molto piccoli. Il secondo, non puoi farli diventare fisicamente molto molto piccoli, perché i buchi molto molto piccoli sono complessi. Ok. E ampliamo ancora un'altra volta il lessico. Footprint, impronta. Cos'è l'impronta? Prendo un componente e guardo i suoi punti di connessione, che forma hanno. Questa forma deve essere corrispondente alla forma che è sul nostro PCB nel punto di contatto. Quindi noi vogliamo che il nostro componente, che ha una certa forma, sia compatibile col punto in cui noi lo andremo a mettere. Ok? Sono generalmente standardizzati, nel senso che generalmente i resistori hanno questa impronta, i condensatori hanno questa impronta, i circuiti integrati hanno questo tipo di impronta, ma gli standard sono tanti. Il programma che andremo a vedere domani, KiCad, che è, diciamo che non è uno standard industriale, in libreria standard, quindi senza cose particolari, estensioni, ne ha 10.000. Il buon ingegnere non ne conosce 10.000, chiaramente, però sa dove andare a cercare quella che gli serve. Qua c'è un po' un insulto verso gli americani, perché porca vacca, non si possono mettere d'accordo sull'unità di misura. Chiaramente usiamo sia i millimetri sia i millesimi di pollice, che vabbè. E quindi questa è l'unità di conversione. Sono entrambi equamente utilizzati, sia per i componenti, sia per i PCB, sia per un po' di cose. Quindi queste sono cose da tenere a mente, non le conversioni, non tanto le conversioni essenzialmente, ma il fatto che sono due robe diverse. 1000 non sta per millimetro, 1000 sta per millesimo di pollice, mm sta per millimetro. E quindi andiamo a vedere i componenti che stanno sopra questo PCB. I componenti hanno diverse forme. Il package è il tipo di forma che ha il componente. Attenzione, differenza tra package e footprint, differenza tra forma del componente e sua impronta. Una scarpa ha una forma e ha un'impronta. Due scarpe che hanno la stessa forma possono avere la stessa impronta o impronta differente, oppure avere impronta uguale e forma diversa. Sono due cose diverse. C'è da dire che molto probabilmente ogni tipo di forma ha un suo footprint tipico. Quindi questo ci semplifica un po' la vita. Ora facciamo una carrellata abbastanza veloce dei tipi di forme che possono avere questi, questi componenti. Diciamo che la carrellata è abbastanza veloce semplicemente perché questa cosa qua non è per niente esaustiva. Noi non... quando andrete a prendere una scheda di qualsiasi tipo, non...
non troverete solo queste cose qua, troverete anche cose strane che guarderete e direte: ma che è sta cosa, non l'ho mai vista. Sì, questo succede. Teniamo presente che questo è un corso di progettazione, quindi quello che faremo noi sarà andare a scegliere quali di questi tipi di pacchetti ci interessa, questi tipi di forme ci interessa. Il mio condensatore può avere una forma tipica, però posso fargliene assumere un'altra ancora, in base alle esigenze di progettazione. Questo tipo di scelta generalmente è un qualcosa di un po' più avanzato rispetto a quello che tratterà questo corso, perché ogni forma ha delle sue proprietà fisiche, ok? Però ci sono alcune più comuni, altre meno comuni, ma per costo, per comodità, per altre cose. Vi farò passare un qualche esempio, così, per dare un po' un'idea di le dimensioni di queste cose. Partiamo da i componenti through hole. Questi componenti through hole che hanno le gambette, essenzialmente i connettori assiali, nel senso che questi componenti hanno un'asse di simmetria e le gambe di connessione passano attraverso quest'asse di simmetria. Esempio, i resistori che abbiamo usato per Arduino, questo tipo di condensatori che sono un po' meno comuni, ad esempio, dei diodi, un po' di cose essenzialmente, hanno questo form factor. Svantaggio, il componente sta sdraiato sul nostro PCB, occupa un sacco di spazio. Ok. Quello che sta passando adesso sono componenti SMD, che adesso andremo a vedere. La dimensione minima, che poi menzionerò, è una dimensione molto grande come standard industriale, anche se sembra molto piccola. Per questo, infatti, per lavorare con questo tipo di componenti è consigliato lavorare sotto microscopio. Adesso vediamo. Non è il microscopio quello per vedere le cellule, è un altro tipo di microscopio, essenzialmente. Quindi, componenti con gambe assiali, bellini, solidi, perché ovviamente stress meccanico non ne subiscono essenzialmente, però occupano tanto spazio. Io ho un condensatore bello grosso, non voglio che occupi tutta quella superficie essenzialmente. Come funziona la saldatura? Passano attraverso i buchi e io qua sotto, in questa zona qua, applicherò della saldatura in modo tale che ci sia contatto qui in questa zona. Prendiamo l'opposto, gambe radiali in questo caso. Non abbiamo una gamba che entra da una parte e esce dall'altra, ma entrambe entrano ed escono dalla stessa parte, essenzialmente. Questa cosa è molto più comune per condensatori, in queste case qua sono elettrolitici, ma vabbè, questo è un elettrolitico, quelli sono altri tipi di condensatori essenzialmente, ma non è così, cioè esistono anche resistenze che hanno questo tipo di form factor, ma ci interessa relativamente. Un altro tipo di componente molto importante, e questo vi servirà sui vostri circuiti, perché il PCB che progetterete non sarà mai funzionante al primo colpo, a meno che non siete bravissimi. Cioè, a meno che il PCB non sia, premo un pulsante e accendo un LED, vabbè, grazie. Questi sono pin header. I pin header sono il connettore più semplice che esiste. Sono dei pezzi che escono fuori. E io mi attacco a quel pezzo e misuro la tensione. Fine. Ok? Diciamo ci sono un po' di parametri per distinguerli tra di loro, ma non ci interessa particolarmente. Diciamo che l'importante è non confonderli. Quando io vado a ordinare un componente su un sito online, devo tener conto di questi parametri. E questi sono alcuni dei parametri. For your reference, questa cosa qua. Questi invece sono quelli più importanti. Qua si passa nell'SMD, quelli a montaggio superficiale. Questi sono un form factor standard, quindi è un tipo di package abbastanza standard per resistori e condensatori. Quello che vedete lì è un dito umano, ok? Quindi capite che sono particolarmente piccoli. La dimensione di questi componenti è data dal loro codice, hanno un codice numerico, 0805 in unità americans, sono 0.08 per 0.05 pollici. Ho messo delle note sotto, dato che se vi interesserà da questa cosa qua inizierete a produrre dei PCB per conto vostro, questi sono dei riferimenti. 0805 possono essere saldati a mano, non c'è problema. 0604 è consigliato al microscopio. 0402 no, anche no. Ok. Quella roba che sta girando, adesso non so dove è finita, ci sarà. Ok, perfetto. Ci vorrà un po', ecco. Molto bene. Quella roba che sta girando ha su componenti che sono al massimo 0805, per dire. Ok. Questi
e sono finiti. Ah, vabbè, insomma, sono in giro. Quelli adesso non so, quelli col connettore USB essenzialmente vanno a 0604 e 0402, alcuni componenti, soprattutto sul retro. Vabbè, questo per dopo quando vi arriverà. Però come riferimento quello è. Quindi, se noi vediamo delle robe del genere, che sono dei cubi, questi, cioè, parallelepipedi essenzialmente, assumiamo che siano dei passivi, passivi nel senso di resistenze, capacità e cose del genere. Abbastanza standard. SOT, e qua si inizia dalle sigle, molto bene. Non bisogna impararsele, però queste slide sono pubblicate, quindi scaricatevele anche come reference, che sono sempre utili, almeno le userò anch'io, quindi. È un tipo di pacchettizzazione che viene utilizzato generalmente per cioè è progettata per essere usata per transistori ma anche per amplificatori, diodi e regolatori di tensione. La costruzione è abbastanza standard, hanno tre gambette da una parte e una gambetta un po' più grossa dall'altra, oppure due e uno, però diciamo che da un lato hanno sempre una gambetta sola, e generalmente potete immaginare che per un transistor due gambe da una parte e una dall'altra si può un po' intuire a cosa corrispondono. I diodi chiaramente ne usano solo due di quelle gambe, la terza è non connessa, amplificatori sono cose un po' più esotiche, regolatori di tensione magari hanno quattro gambette e una, insomma. Lì ci sono due esempi, SOT 223 e SOT 23, dimensioni diverse. Fine, il resto è tutto assolutamente identico. Cambia solo la dissipazione di calore, queste sono note progettuali. Questi signori qua invece sono, letteralmente possiamo dire, la cosa di prima è proprio cicciona, nel senso, questi dissipano di più, sono transistor di potenza generalmente, mi interessa il nome. Questi invece sono più interessanti, vedete che c'è la foto di un Arduino 1, il chip originariamente dell'Arduino 1 era DIP, adesso poi è stato passato in un altro form factor. Il bello di questi chip qua è che sono through hole, formalmente tu li devi piazzare nei buchi e saldarli. L'Arduino ha montato un socket, che praticamente è questo posto in cui tu puoi infilare il tuo cipino, poi puoi toglierlo senza doverlo risaldare ogni volta. Ok? Sono, diciamo, un form factor molto vecchio. Ok? Non lo troverete su roba troppo recente. Su roba recente trovate questo, invece. È la stessa roba, solo che è montaggio superficiale. Ok? Qua faccio un piccolo approfondimento sul montaggio superficiale. Vediamo una sezione del nostro chip. Ok? Adesso noi lo guardiamo in questa direzione. Ok? Queste sono le gambette essenzialmente del chip, ok? Che sono appoggiate sopra. Quando noi andiamo a saldare questa cosa qua, abbiamo questa parte qua che è conduttiva e poi abbiamo una sezione del nostro PCB che è conduttiva. Questa invece è mascherata, questa zona qua è mascherata, questa zona qua è mascherata generalmente, in modo tale che non ci siano falsi contatti. Mascherata con la solder mask di prima, la roba verde, essenzialmente. Queste sono tracce esposte. Quando noi andiamo a saldare, come viene fatta una saldatura corretta di questo tipo? La nostra saldatura... Adesso da lontano si vedrà un po' male, perché è un po' piccolino. La saldatura viene in questo modo, oppure, volendo, se passa un po' di stagno, anche così. Non è necessario che la saldatura sia, diciamo, tanto... cioè, eccessiva, qua si vede abbastanza bene, sembrano solo appoggiati sopra, in realtà sono ben saldati qui e qui. Okay. Quando andrete a saldare questo tipo di componenti, questo è il risultato che volete ottenere. Come si vede questo risultato? Sotto microscopio. Il microscopio è un microscopio da ispezione, non è un microscopio da biologo, per dire, e ha uno zoom che diciamo va dal 2 al 10 per, se proprio vogliamo essere larghi, ed è molto utile per capire la bontà delle saldature. SOIC, che è il nostro tipo di pacchetto che di cui stiamo parlando adesso, ha una serie di varianti, ne ho listate alcune, chi se ne frega, essenzialmente. Il concetto è questo, hanno due righe di questi piedini, uno da un lato e uno dall'altro. Esempio, questa cosa qua larga, se la notate, se la vedete in giro in qualche circuito, questa piallata lì, generalmente è una memoria. Generalmente questo form factor qua ce l'hanno le memorie. Questo qua invece è molto più vario. Invece potrebbero essere amplificatori, microprocessori. Ok, stessa identica cosa, usiamo quattro lati. Ok, questo è quello che otteniamo. Ok, le varianti sono queste, non, per amor di Dio, non imparate.
Il vantaggio di questa cosa qua è che, dato che il silicio all'interno di questi pacchetti, che all'interno hanno semplicemente del silicio con tutta la roba che c'è dentro, il transistor, tutte queste cose qua, il vantaggio è che a parità di superficie occupata permettono molte più interconnessioni col mondo esterno. Quindi i chip moderni generalmente hanno questo form factor. E qua iniziamo a vedere dei microcontrollori, quindi qualcosa di un po' più impegnativo rispetto a un amplificatore, per dire. Ok, che schifo, sta occupando troppo spazio, queste gambine qua, questa parte qua non posso permettermela, è troppo ingombrante. Voglio togliere questa cosa qua. Nessun problema. QFN, questi sono un po' infami, questi sono un po' infami da saldare, perché quello che succede, per come sono strutturati, è questo. Non hanno questa gambetta che protrude, hanno semplicemente questa parte qua conduttiva, l'angolino essenzialmente, questa parte qua non è qualcosa che esce dal chip, ma è semplicemente una parte del chip che è conduttiva, ok? E la mia piazzola è qua, ok? E quindi io dove voglio saldare? Voglio saldare qua, ok? Occupare il minor spazio possibile. Problema, se io lo guardo da sopra, sta roba qua non si vede una mazza, cioè come faccio a capire che questo è ben saldato? Non si capisce, quindi microscopio. Qua serve il microscopio e una saldatura d'aria è consigliabile. Saldatura d'aria cosa vuol dire? Prendete un phon, alzate tanto la temperatura. No. Cioè il risultato è quello, eh? Prendete un phon, alzate tanto la temperatura. Sono degli strumenti particolari che costano 30 euro, nel senso non è che costano particolarmente tanto, ma sono utili per saldare questo tipo di componenti e da qua in poi saranno necessari. Ok? I chip moderni fanno questo tipo di scelta di packaging per una questione di misura, miniaturizzazione. Se aprite un cellulare, qualcosa di quel tipo ci sarà. Se aprite un cellulare ancora più recente, invece, ci sono questi BGA. Questi sono particolari. Io non voglio sacrificare neanche questo spazio qua. Vabbè, allora però non vi le vale. Quindi cosa facciamo? Però io voglio ancora più punti di interconnessione. Ok, ne voglio ancora di più. Al posto che sfruttare il perimetro, sfrutto l'aria. E dico, vabbè, allora i miei punti di interconnessione li faccio sotto il chip. E beh, come li saldo? Col phon che vi dicevo prima. Tu prendi il phon, lo scaldi. Noi abbiamo il chip che è fatto così. E sotto ha una serie di palline di stagno. Io questo qua lo appoggio sul mio PCB, che avrà appunto dei punti di contatto predisposti. E da qua scaldo. Ok? E pian pianino si fonderà e si attaccherà. Come faccio a capire che ho le saldature fatte bene? Prego, perché nel senso ho una macchina RGX, come si fa in industria, oppure mi arrangio, cioè nel senso spero che siano saldati bene. Quindi questi qua si possono saldare a mano, cioè nel senso il microscopio non serve, tanto non c'è niente da vedere. Però si possono saldare con il robino da 30 euro, il phon potente da 30 euro, che è la pistola d'aria calda. Non sempre siamo sicuri al 100% di aver fatto bene il lavoro. Più aumenta la dimensione di questo tipo di chip, più è complesso fare questo tipo di saldatura. Ok? Quello ad esempio è un FPGA, quello lì che vediamo a destra, uno di quelli abbastanza banali, nel senso non hanno troppe interconnessioni. Chip più ampi, più larghi, richiedono un processo di saldatura un po' più complesso. Ergo, nei vostri design non usateli, evitateli il più possibile. A meno che non siano proprio, non dobbiate progettare un qualcosa che deve stare in un millimetro quadrato, queste cose non ne valgono la pena. Menzione d'onore agli LGA. Chi ha mai visto queste cose qua? Bene, gli altri che non l'hanno visto, assemblatevi un computer. questo è il socket, che è il posto in cui il nostro processore del computer desktop viene infilato e fa contatto con la scheda madre. Ok? LGA è particolare perché effettivamente si tratta di contatti tra pin e pad, però i pad non stanno sulla scheda madre, stanno sul processore. Questo è il nostro circuito integrato che, ribaltato, finisce qua sopra. A uso hobbistico non si usano perché sono generalmente tutta roba custom che fa Intel, che fa AMD, che fa un po' di roba. Non ha senso utilizzarlo a livello hobbistico. Menzione onorevole perché ovviamente esiste questa cosa qua, è importante. E prima si faceva, piccola curiosità, prima si faceva il contrario. Questi qua sono spuntoncini che vanno a contatto lì. Prima AMD, ad esempio, è quella che si è ostinata a tenerli di più, li ha messi di là e uscivano tutti gli spuntoncini, ok? E tu lo spuntoncino li infilavi nei buchini nella scheda madre, ok?
Qual è lo svantaggio di sta roba qua? A parte tutti i processi produttivi complessi e roba del genere, preferisco che mi si sfasci una scheda madre da 200 euro con un processore da 800, no? Esatto. Intel ci aveva pensato a sta roba qua. Bene, direi che la carrellata di ste cose di cui nessuno si ricorderà niente, me compreso, è finita. Però andava fatta per ampliare un po' il panorama delle cose che possiamo vedere su un PCB. E possiamo iniziare a dare un po' un'occhiata al processo di design effettivo del PCB. Qua passiamo da essere ingegneri di reverse engineering a ingegneri di produzione, che è uno step abbastanza complesso da fare. Da cosa partiamo? Partiamo dai requisiti. I requisiti sono la cosa più importante e vanno sviluppati prima di iniziare il processo di produzione. O anche solo del processo di progettazione. Devo progettare un PCB che stia in una macchina da corsa. Molto bene, magari non utilizziamo dei chip di questo tipo, ok? Perché le sollecitazioni meccaniche questa roba qua me le sfascia. Ok, magari possiamo pensare a roba di questo tipo, no? Oppure dobbiamo avere delle accortezze particolari. Voglio un PCB che vada nello spazio. Wow, mega figo. Sì, ok, però magari dobbiamo scegliere un certo tipo di packaging che sia, diciamo, certificato per temperature basse, per condizioni di umidità particolari. Questi sono tutti i requirements che vanno all'interno del primo step. E sempre qua, sempre in questo step qua, dobbiamo fare dei trade-off. Queste sono le cose più importanti. Il brusio, quelli che pare che mi sono adesso lo sanno. È uno step molto importante perché dobbiamo decidere verso quale parametro concentrarci. Ci interessa un PCB che sia compatto, un PCB che sia invece strutturalmente integro, un PCB che possa essere che abbia dei segnali ad altissimissima frequenza, un PCB low power, vabbè. E questi vanno determinati tutti qua. Ma non solo, qua dentro ci starà dentro anche tutto quello che... Cosa possiamo fare? Molto figo, voglio un PCB che stia sull'unghia di un dito. Molto bene, so produrlo? No, non so produrlo. Devo tenerne conto di questa cosa qua. Facciamo il design del circuito. Facciamo elettrotecnica, fondamenti di elettronica digitale, elettronica analogica, tutto quello che volete, tutto il triennale magistrale del Politecnico, tutto quello che volete. Questa cosa qua è il risultato, è una schematica, quindi un foglio di carta con dei cavi virtuali che collegano componenti virtuali. Eseguiamo tutte le nostre simulazioni del caso, sappiamo che da SPICE, che per chi non lo conoscesse è un programma di simulazione circuitale, funziona tutto. Controlliamo che i componenti effettivamente esistano e non stiamo cercando un amplificatore con un gain infinito. Ok? Siamo sicuri, abbiamo simulato con parametri reali, il circuito funziona molto bene, siamo a metà dell'opera. Disegniamo il nostro PCB, traduciamo questi componenti da quadrati fittizi a roba reale, roba che possiamo comprare, roba che effettivamente possiamo produrre. A questo punto sviluppiamo una serie di immagini che si chiamano gerber, che andremo a consegnare al nostro produttore oppure al nostro, diciamo, sistema di stampa di PCB fatto in casa, oppure un produttore in Cina, tutto quello che volete. Bastano delle immagini, cioè un'immagine monocromatica, tra l'altro. Quindi, questo è il risultato di tutto sto bordello, quella roba là. Okay. Cosa vedremo in questo corso? Questa parte qua. O meglio, l'ultima parte non c'è molto da dire, è tipo premi, esporta e ti salvo un'immagine. Ok. Tutta la parte precedente non è parte di questo corso, semplicemente perché per fare sta roba qua generalmente ti serve una laurea, per far bene questa cosa qua generalmente ti serve una laurea, per fare quella cosa lì generalmente ti serve una laurea, e sono tre lauree differenti, quindi diciamo che normalmente in ambito professionale queste cose le fanno tre persone separate. Fatto sta che chi fa questo deve tenere conto di questo e di quello, chi fa quello deve tenere conto di quello e di quello, insomma. È tutto un po' collegato, quindi bisogna sapere che esistono queste parti. Quindi vediamo bene in cosa consiste il PCB design. Prima cosa, trasformiamo da schematica a PCB. Ogni simbolo che compare sulla schematica deve avere un footprint associato, un'impronta associata. Il mio resistore zigzaghino,
roba qua, ok, nella realtà non è sta roba qua, nella realtà magari è un cilindretto, magari è un parallelepipedo, ok? Scelgo che footprint associargli, essenzialmente. Lo voglio through all, ok? Il suo footprint saranno due buchi, ok? Perché il mio resistore viene messo così con le gambine che entreranno dentro i buchi. Lo voglio SMD, lo voglio a montaggio superficiale. Avrò due quadratini esposti. Qua sono dei buchi, questi non sono bucati, ad esempio. E il mio, diciamo, il mio resistore sarà questo parallelepipedo piazzato sopra. Due cose diverse, corrispondenti allo stesso componente. Questo è il momento in cui devo fare queste scelte. Quando faccio questa scelta, cerco anche sul sito, diciamo, del produttore, effettivamente, se esiste quello che voglio. Voglio questo microcontrollore con mille uscite che però stia in 3 cm quadrati. No, non c'è. Voglio questo transistor in questo formato. Magari non esiste, nessuno lo produce. Ok? E a questo punto, tra tutti questo resistore, ok, prendiamo qua. Dov'è? Resistore da 560 ohm. Vado sul sito del produttore e ne trovo migliaia di questi tipi qua. Tutti diversi tra di loro. Quale scelgo? Devo scegliere. Non ne parliamo oggi di questo tipo di scelte. Sono troppo complessi, troppo dipendenti dal tipo di circuito che andiamo a fare. Però vanno fatte a questo stadio le scelte, perché cambiarlo dopo diventa un po' complesso. Non impossibile, ma complesso. Soprattutto perché di sicuro poi vi toccherà cambiarlo, perché voi avrete tutto il vostro PCB, sarete contenti, aspetterete 50 giorni che arrivi dalla Cina, arriva lì, ops, e qua ho sbagliato di un quarto di millimetro, non posso saldarlo, è tutto da rifare, altri 50 giorni. Succede, ok? Quindi si pensa 3 volte, si lavora 4 volte, si rifà 3 volte ancora, quindi è un processo abbastanza lungo. Cosa si fa? I footprint che abbiamo trovato, dimenticavo, i footprint generalmente sono presenti in alcune librerie che o vi forniscono i produttori o vi fornisce il programma con cui state lavorando. In alcuni casi questi footprint non esistono e sono su un bel PDF che vi dà le misure. Ok, a quel punto bisogna importarli, cioè implementarli nel programma questi footprint. Cioè se io ho, per dire, un footprint che ha fatto un footprint ad esempio che è fatto in modo un po' strano, tipo esempio abbastanza realistico, 1, 2, 3, 1, 2, cioè con delle piazzole di questo tipo, ok? Io questa cosa qua devo disegnarla nel programma, devo dire al programma che io voglio questo tipo di footprint. Magari nel mio PDF mi danno questa distanza, mi danno questa distanza, mi danno il raggio di curvatura di sta roba. E io devo disegnarlo. A meno che quello che l'ha prodotto non l'ha già fatto per me. E a quel punto lì gli dico bravo, pacca sulla spalla e andiamo avanti. Ok, quindi secondo passaggio. Si prendono i footprint e si piazzano nella loro posizione finale fisica. Ok? Quindi cosa si fa? Io ho la mia board di cui ho già deciso nei requirements, le dimensioni, gli spessori, tutte queste cose qua. E quindi mettiamo caso che la mia board debba avere questa forma qua. Bello, scomodo con cui lavorare, però tipo in un volante di una macchina potreste trovare una roba del genere. Mi spiace per chiunque andrà a lavorare sui volanti delle macchine. Io devo infilarci dentro il footprint di un USB. Va bene, piazzarci dentro in qualche modo un USB. Bene, la metto qua. La metto qua. Ok? Requirements. So già dove devo metterla e quindi la metto. Il resto dei componenti che invece non sono così strettamente vincolati posso mettere un po' qua. Certo che però se ho bisogno di alcuni componenti vicini tra di loro devo fare attenzione, per dire ho un microprocessore che ha bisogno di un componente molto vicino a lui, tipo un condensatore di disaccoppiamento, ce l'ho bisogno qua. Poi vediamo cos'è un condensatore di disaccoppiamento, anche se in realtà non è... Basta solo sapere che deve stare molto vicino al microprocessore. Quindi in questa fase qua si fanno tutte le scelte di dove andranno a finire i nostri componenti. Terza fase, colleghiamo i componenti tra di loro. Facciamo Giovanni Mucciaccia e colleghiamo le varie cose tra di loro con queste tracce. Ma non è tipo un guarda, questo buco deve essere collegato all'altro buco, tiro una linea, ti piacerebbe. No, è un po' più complesso. Devo controllare impedenze, devo controllare che non passi sopra altre tracce, devo controllare un po' di parametri. Questo è un lavoro abbastanza complesso. Bello se ci sono
se ci sono tre componenti, un po' meno bello se io ho un processore con una RAM di DDR4 dall'altro lato, in cui ho 144 linee dati in parallelo che devono essere a impedenza controllata. Non lo facciamo, chiaramente, queste cose. Però sono tutte cose di cui bisogna tener conto. Quindi, constraints. Tutto ciò che facciamo qua dentro è limitato. Perché se potessimo far tutto liberamente, premiamo un bottone sul computer e lo fa lui per noi. Che abbiamo preso la laurea a fare? No. Costrenze sono le cose importanti. Leggete project requirements, dove deve andare il connettore USB, ad esempio. Production capabilities, voglio una traccia che spessa un nanometro. Ti piacerebbe? No, non ce l'ho la traccia di un nanometro. Soldering capabilities, sì, molto bene. Vorrei, gli metto questi componenti così vicini che non posso saldarli. Oppure il mio connettore USB ha un pezzo in plastica. Ah, ecco, questo succederà se lo fate. Compro il mio bel connettore USB, molto bene, lo saldo. Ci metto il saldatore e fondo tutta la plastica attorno. Questo succede a chi prova a riparare i cellulari normalmente. Quindi attenzione anche a come andrete a saldare le cose. Okay? Nella fase di progetto bisogna considerare anche quello che si fa dopo a livello puramente meccanico di saldatura. Ultima cosa, il seal screen, che è l'ultimo strato, che è quello di vernice con scritto con tutte le scrittine belline, e quindi con tutti tipo i riferimenti, questo resistore si chiama R2. Questo condensatore si chiama C4, che mi rimanda la mia schematica bellina all'inizio, va ovviamente progettato, cioè devo decidere io dove mettere queste cose qua. 10 minuti, non particolarmente, infatti non credo neanche che ne tratteremo in questo corso. È una questione di non far sovrapporre le scritte. Prerequisito importante che avevo già accennato prima, la schematica del circuito deve già esistere, quindi tutto il lavoro di progettazione del circuito deve già esistere. In questo corso qua noi non parleremo di come viene progettata una schematica di un circuito, non parleremo di come funziona un circuito, parleremo solo di come tradurre questo circuito da schematica a PCB, come è scritto qua. Gli ho linkato un corso abbastanza interessante per chi vuole approfondire questa cosa qua, forse è un po' costoso. Ma un corso del Poli? No, è la laurea magistrale in elettronica del Politecnico. Quindi, step numero 1, constraints, valutare questi constraints. Questa è una citazione che ho attribuito erroneamente ad Albert Einstein, non è di Albert Einstein, è di un tizio a caso, mi spiace, non ti conosco. Non so chi sia, vabbè. Mi hanno corretto, quindi vabbè. Cos'è una limitazione? Cos'è appunto questo constraint? È una limitazione di come, di quanto liberamente possiamo decidere dove mettere le cose nel nostro PCB. È un'ovvietà, no? Chi la decide? Il nostro datore di lavoro? Ma sì, il nostro datore di lavoro. Decido io perché mi piacciono il LED rosso al posto che verde? Sì. Ma in realtà è il mondo reale che ci dà questi constraint. La traccia da un nanometro non è che non posso farla perché l'ho deciso io, ma perché il mondo mi dice che guarda, fisicamente tu non puoi farla una traccia da un nanometro. Non funziona. E io voglio mettere il connettore USB qui nell'angolino. No, perché fisicamente non ci sta. E queste sono cose di cui bisogna tener conto. Sembra banalità, ma è un buon esercizio tenerne conto di queste cose qua. Facciamo alcuni esempi. Specifiche applicative. Forma e dimensione della nostra board. Banale. Questa forma qua, diciamo che è un po' una pigna del di dietro con cui lavorare, essenzialmente. Devo reggere delle macchine con accelerazione, un razzo in decollo, roba del genere? Sì, no, forse. Devo andare dentro un vulcano oppure nello spazio? Da tener conto. E questi sono casi estremi, ma in realtà se io ce l'ho vicino al mio computer che raggiunge 60 gradi è una cosa ben diversa, oppure se io lo devo usare in macchina all'esterno dove ci sono meno 15 gradi è una cosa diversa. Per dire, i componenti sotto i meno 20 gradi è difficilissimo trovarli. Per dire, che funzionino bene, cioè o almeno che sono certificati per funzionare bene sotto i meno 20 gradi. Posizione dei connettori dei componenti, come abbiamo detto prima. Sistema di montaggio, io sta roba qua devo montarla in qualche modo. Cioè nel mio dispositivo finale, sta cosa qua non è che fluttua, va montata in qualche modo. Quindi da qualche parte avrò bisogno di viti, avrò bisogno di punti di aggancio, di sistemi di montaggio di qualche tipo. Questi vanno decisi prima e sono molto importanti. Ok. Emissioni elettromagnetiche, compatibilità elettromagnetica. Qua al Politecnico, ad esempio, abbiamo certificato le emissioni elettromagnetiche della locomotiva del Frecciarossa in Bovisa. E letteralmente hanno preso un treno, l'hanno messo in una stanza, hanno misurato il campo elettromagnetico attorno a lui.
va bene, ok, questo non è un treno, ma si fa esattamente la stessa identica cosa. Se io ho bisogno di operare in un ambiente che ha una serie di restrizioni di campo elettromagnetico emesso, o meglio, se voglio commercializzare questo prodotto nell'Unione Europea, non voglio che mi spari fuori 50 watt sulla 2.4 GHz prima che mi riduca in pappa il cervello, se no ho costruito un forno a microonde. Quindi... questo per esagerare, però in generale non voglio costruire un jammer che mi blocchi il segnale del cellulare, o meglio, voglio che magari questo microfono qua funzioni anche se ho il cellulare nella stessa tasca. Qui l'ingegnere che ha fatto sta roba qua non è un grande genio da questo punto di vista. Infatti il mio cellulare è lì. Più tanta altra roba. Questi sono degli esempi che non andremo a trattare specificatamente in questo corso, sono solo degli spunti di riflessione. Specifiche del circuito. Impedenze. Le tracce ovviamente non posso farle strette quanto voglio, non posso farle larghe quanto voglio. Immunità alle radiazioni elettromagnetiche. Questa roba qua non è immune alle radiazioni elettromagnetiche, magari ho bisogno. Supporto per frequenze, per segnali ad alta frequenza, questo è un po' un casino e credo che chiunque, qualsiasi persona che stia facendo la magistrale in questo momento possa confermarlo. Non tratteremo segnali ad alta frequenza in questo corso perché le cose iniziano a complicarsi, il segnale letteralmente può rimbalzare dal ricevitore su una traccia, può passare cose strane, un casino, non ne parliamo, facciamo finta che non ci sia. Dissipazione termica, molto bene, c'ho questo bel MOSFET che deve dissiparmi 400 watt, bro, aspetta, se il mio MOSFET è un form factor che è un centimetro quadrato, ma anche no, se il MOSFET è quello del Frecciarossa grosso così, ok, magari sì, ok, e questi ha tutte le sue implicazioni, magari questo MOSFET che dissipa 400 watt mi fonde letteralmente il PCB che c'è sotto. Magari no, ecco, evitiamo. Diciamo necessità di decoupling. Il decoupling è un qualcosa che permette di ridurre il rumore sulle linee di un microcontrollore, un topic un po' avanzato, però generalmente prevede che una serie di condensatori vengano messi molto vicini ai pin di alimentazione di un microcontrollore e con molto vicini si intende ogni diciamo frazione di millimetro conta. Da quel punto di vista, e quindi dobbiamo pianificare di tenerli molto lì vicini, ed è per questo che nelle CPU dei processori desktop, se noi li giriamo, vediamo questi pezzi di condensatore e sono messi lì perché sono di decoupling, sono molto importanti. Più altra roba, capacità di produzione? Non posso fare le tracce vicinissime, magari la macchina che me le produce non è in grado di farle. Numero di layer, voglio un PCB a 64 layer? Sì. Ti chiami per caso Supermicro, produttore di schede madri server che ha bisogno di 64 layer? Non credo. Quindi magari 2 layer per produzione casalinga se siete molto in gamba, 4 layer per produzione industriale se non volete spendere un rene? Più o meno. I tipi di via? Usate soltanto quelli che passano da passo a passo, quindi through wall, quelli che tagliano tutta la borda. Non usate quelli che stanno nei layer interni buried e quelli ciechi, quindi che stanno da layer esterno a layer interno, costano troppo, non sono fattibili né economicamente in modo industriale né in casa. Spessore delle tracce, sia larghezza sia spessore verticale, che anche quello va considerato, e un po' di altra roba che però in questo caso qua, se progettate voi il vostro sistema di produzione in casa, sapete, perché le misurate questi parametri. Se le sparate a un produttore, in questo caso al 99,999% dei casi è cinese, in questi casi qui c'è sempre un elenco di capabilities della produzione, ti dice cosa posso fare e cosa non posso fare. Okay. Come possiamo saldare? Molto bene. Il phone potente, la roba d'aria calda, il microscopio, o il Parkinson, no, queste sono tutte cose che bisogna considerare. Quando bisogna considerare queste cose? Sempre. Prima, durante e dopo il design. Quando mangiate, quando dormite. Dove li mettiamo quindi questi componenti? Dopo aver visto tutti questi constraint, abbiamo qualche regola un po' più precisa? Quindi qualche consiglio, qualcosa che potrebbe semplificarci la vita? Sì. Ordine. Di cosa piazzare prima? Connettori, tutto ciò che sta al perimetro della nostra board, che sono quelli che di solito hanno il constraint più importante, dato che sono grossi, quindi occupano tanto spazio
e devono essere a una certa distanza. Io queste due USB qua non posso metterle un millimetro più vicino, un millimetro più lontano. È molto importante che sia così, per dire, esempio. Seconda cosa, piano con un'idea di massima. Se il nostro circuito è complesso, ha senso dividerlo in più aree. Queste aree qua sono identificate dal tipo di funzione che eseguono. Esempio, qui nella zona, diciamo, in basso, quindi a sud del nostro PCB, abbiamo i connettori, quindi le interfacce sia di segnale sia di alimentazione. Abbiamo a sinistra una zona di circuiteria analogica, molto più sensibile al rumore, quindi io voglio che tra la circuiteria analogica e i miei connettori non ci sia niente che generi rumore, ok? In mezzo ho la circuiteria di alimentazione, che deve essere quella che accede a tutte le aree, perché tutte le aree hanno bisogno di essere alimentate. Circuiteria di alimentazione vuol dire diciamo regolatori di tensione, stabilizzatori, insomma tutto ciò che serve per generare le tensioni di alimentazione che sono richieste all'interno del nostro circuito. A destra abbiamo le interfacce digitali, tutto ciò che serve per che necessita di dialogare direttamente con i connettori, e dietro abbiamo i circuiti di elaborazione digitale, che possono essere microcontrollori, che nel nostro caso specifico che ho analizzato qua devono parlare sia con i circuiti analogici, quindi per ottenere magari delle informazioni da un sensore, sia con delle interfacce digitali, magari come output, e in più devono essere alimentate. Questo è un buon floor planning in questo caso. Se li scambio avrò degli svantaggi, per dire, il rumore generalmente è generato dai componenti digitali. Se io avessi messo la circuiteria analogica di sopra, tra i miei connettori e i circuiti digitali e i circuiti analogici c'ho la sezione digitale che fa un bordello di rumore, e possiamo anche evitare. Se lavoriamo circuiti che non sono tanto sensibili a questa cosa qua, possiamo fregarcene, però è, diciamo, buona norma seguire questo tipo di struttura. Componenti grandi vanno prima, partiamo da quelle più grosse e andiamo a quelle più piccole. Se dovete progettare un circuito come questo, scappate, perché sono un'infinità di pin e buona fortuna. Però generalmente si parte, anche per progettare una roba di questo tipo, si piazzano prima le cose più ciccione e poi si va sempre più nel ristretto, perché lo spazio che avanza è sempre meno. Altra cosa importante, guardare le specifiche. Ogni componente ha delle specifiche che vengono fornite dal produttore. Il resistore che ho appena cancellato, di cui ne esistono 15.000 tipi, di base hanno un datasheet che magari un resistore del Mega, una roba di 500 ohm di resistore, magari ha 6-7 pagine di datasheet. Non so, variazioni in base alla temperatura, sollecitazioni meccaniche, layout consigliato, tipo di... cioè, una serie di cose per un resistore. Un microcontrollore, un datasheet di microcontrollore, sono migliaia di pagine. Però ce ne sono di solito alla fine una decina che ti dicono: guarda, amico, io ti produco questo chip qua, questa roba qua, che ha questo footprint qua, ho bisogno di questa circuiteria di supporto. Questa circuiteria di supporto ti consiglio di collegarla in quel modo lì e ti do qualche consiglio. Questo serve a semplificarci il lavoro, perché magari loro hanno già fatto tutti i test del caso. Loro, chi meglio del produttore conosce bene il dispositivo che produce, essenzialmente. Altro consiglio, lasciare spazio per le tracce. Le tracce occupano spazio, non sono finte, cioè occupano uno spazio. Vedrete che quando inizierete a mettere, domani quando inizieremo a mettere a posto i componenti, penserete che, ma sì, questo componente può stare molto vicino a quest'altro componente. Sì, ma se delle tracce ci devono passare in mezzo è un po' un problema. Facciamo un esempio. Queste cose qua, vedete che non sono connesse le tracce? Ipotesi numero uno, sono tutte connesse in un layer sotto. Ok, ipotesi numero due, non sono davvero connessi, però in questo caso qua servono dei layer sotto. Se io non ho a disposizione un layer sotto, sto lavorando con un PCB un solo layer, un connettore di questo tipo qua è un po' un casino da progettare. Devo evitare di usare questo tipo di prodotto, ad esempio. Questo nello specifico, per chi è interessato, è quello che c'è sotto un connettore PCI Express, per dire. Ultima cosa, punti di test. Sono delle piazzole libere assolutamente, apparentemente inutili. Servono, se noi prendiamo il nostro bel oscilloscopio, il nostro bel multimetro, a verificare che effettivamente il nostro circuito funzioni come deve. Se nella simulazione in un punto ho 5 volt, io misuro lì ho 20 volt, anima in pace, ho bruciato tutto, ok? Però me ne rendo conto dov'è il problema, perché so che lì ci sono 20 volt, non è che ho cortocircuitato un'altra roba. Servono per fare debug.
in produzione servono meno, però servono per il controllo qualità, ad esempio, per vedere se ho fatto le saldature in modo corretto. Altre cose? Ok, queste sono secondarie oppure che non tratteremo più nello specifico. I componenti sarebbe bene direzionarli nella stessa direzione, essenzialmente. Tutti i condensatori girati in una direzione e così. È semplicemente una questione di organizzazione, facilita la progettazione successiva delle tracce e un po' di altre cosucce. Questa è una regola generale, prendetela come assunto. Ricordarsi che noi avremo in mano un saldatore, quindi quel saldatore in qualche spazio dovrà pure entrare. Cioè, se io ho un condensatore qua e ho una porta USB qua, è un po' un casino evitare che si formi un blob di saldatura qua, che mi cortocircuiti tutto. Magari evitiamo di mettere il condensatore lì, magari lo mettiamo qua, ok? In modo tale che il mio blob è qua e io qua magari una traccia se deve proprio andare lì, ok? Poi cos'altro? Giustamente, vabbè, anche questo è molto importante. Se ho un processore da 200 watt di fianco a un bel condensatore che è molto sensibile, un condensatore per applicazione audio che è sensibile ad esempio alla temperatura, alle variazioni di temperatura, magari non ho fatto un bel progetto. Questo però è scritto nel datasheet, se è un componente sensibile alla temperatura. Non usate segnali ad alta velocità. A questo punto si legge, non usate segnali ad alta velocità. Praticamente sì, qualsiasi cosa che sia più veloce di un USB di quelli degli anni 90, di prima del 2000 meglio, sono un po' un casino da progettare. Spoiler, domani forse, se tutto va bene, vedremo come fare un qualcosa che utilizza un USB 2.0, ma lo faremo male, perché ci sono delle accortezze in più da prendere. Però funziona. La reliability non sarà infinita, da quel punto di vista. Tutte le altre limitazioni che abbiamo visto prima. Abbiamo piazzato i nostri componenti, tracciamo le tracce, ok? Prima cosa da tener conto, i piani, guarda che bel muro di testo, i vari piani, quindi le tracce con le ciccione che occupano più o meno tutto un layer, sono molto utili. Per quale motivo? Perché se io, più o meno tutti i componenti hanno bisogno generalmente di un'alimentazione di terra, un microcontrollore ha bisogno di alimentazione di terra, un amplificatore ha bisogno di alimentazione di terra, qualsiasi cosa, un componente attivo ha bisogno sia di alimentazione che di terra. Quindi è comodo avere queste cose disponibili in tutto il circuito. Quindi se posso permettermelo, lavoro con 4 layer, dedico un layer intero a terra o a una tensione di alimentazione, una o più tensioni di alimentazione. Posso dividere questo layer in più piani, quindi in più zone, per dire, facciamo un esempio. Questa è la mia scheda, ok? Qua lavoro in digitale, qua lavoro in analogico, per dire, facciamo un esempio, qua c'è dei connettori, per dire, ok? Io un layer, facciamo che qua, dal layer, il layer interno, questa zona qua sarà collegata alla 3.3 volte, la zona qua invece sarà collegata alla 5 volte, se mi serve, ok? Nel layer sotto, quindi nel layer più in profondità, posso fare una roba unica collegata a ground, in modo tale che io possa, ovunque mi trovo nel circuito, fare una via, quindi un buchino, e raggiungere il ground, oppure fare un buchino e raggiungere 3.3 volte senza nessun problema. E cosa possiamo fare? Possiamo anche dividere il ground plane, quindi avere terra qua, non fatelo, non si fa, no, perché molti datasheet lo raccomandano, perché alcuni ad esempio dei DAC hanno una presa di terra per l'alimentazione per la sezione analogica e una parte di terra per l'alimentazione digitale. Così fa si cortocircuitano insieme. Nella realtà no, però a livello hobbistico sì, perché dividendo le due terre, che poi a un certo punto andranno collegate, c'è il rischio che possiate fare più danni, quindi introdurre più rumore. Sono dei topic un po' più avanzati questi. Su internet sono molto discussi, nel senso che i produttori hanno molti documenti che spiegano delle applicazioni di questo tipo. Se vi interessa approfondire, si può fare. È molto interessante, ma per i primi circuiti che fate non separate terra. Percorso di ritorno: quando noi lavoriamo con un segnale, il segnale non è mai un cavo solo. Esempio, elettrotecnica, un segnale
che in elettrotecnica non viene definito tale, io ho una tensione che passa in una resistenza, ok? Io ho un'andata, il mio segnale logico ha un'andata, ma il mio segnale logico ha sempre un ritorno. Non esiste un circuito che ha un'andata e basta. Quel circuito lì si chiama antenna, ok? E non ci interessano le antenne in questo caso perché prendono tutto il rumore che c'hanno attorno, ok? Quindi, in un, per dire, in un integrato noi avremo un segnale che va a lavorare da qualche parte. Questo segnale ha virtualmente un ritorno in terra. Quindi qua ci c'è altra roba, ok? Da quest'altra roba rientriamo attraverso la terra. Questo è un concetto iper semplificato, ma è molto importante. Cosa dobbiamo fare? Ogni segnale deve essere, deve essere vicino al suo corrispondente segnale di ritorno. Come si fa sta cosa? Ho un intero plane di terra. Se il mio segnale ci passa sopra, è il quanto più vicino possibile. Se non ho un intero plane di terra, è un po' complesso, perché magari il mio segnale va qui e la terra va qui. Qua c'è una certa distanza. Questa cosa qua può introdurre rumore, ok? Per questo è molto importante un plane di terra. Segnali differenziali. Non so se si vede molto bene quello che sta succedendo qui. Un segnale differenziale... Chi non ha idea di cosa sia un amplificatore differenziale? Bravissimo. Allora, beati voi. Un segnale è, diciamo, una propagazione di informazione. L'informazione, diciamo, che può essere rappresentata come due linee, e l'informazione codificata in queste due linee è data dalla differenza di tensione che c'è qui e qui. Un segnale differenziale è rappresentato dalla differenza di tensione su due linee di comunicazione. Semplificando tanto, 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 tanto. Non ditelo così, per amor di Dio, all'orale della Guazzoni. Ci ho provato. No, allora, USB, prendiamo ad esempio un USB, questo è un USB 2. Non ho idea di cosa faccio col circuito, sempre preso da Google Immagini, ok? L'USB funziona così, un connettore USB 2.0 ha 4 pin, 5 forse. Questo è il nostro connettore, ci abbiamo terra, ci abbiamo 5 volt e ci abbiamo di più e di meno. Data più e data meno. L'informazione trasmessa è la differenza tra queste due cose, linea invertente e linea non invertente. Ok? Terra, come notate è attaccato al plane di terra. Non c'è nessuna differenza di colore qua, quindi tutto questo plane qua è un plane di terra, ok? Di più, che vedete, ha una traccia che va qua, che va qua, che fa le sue cose, quindi questa sarà il nostro 5 volt, ok? Questi due sono segnali differenziali, questi due segnali differenziali entrano in queste due tracce ed entrano qua. Come notate, sono assolutamente in parallelo queste due tracce, ok? Altra cosa, hanno più o meno la stessa lunghezza. Perché se io da qua faccio fare uno a un percorso, uno all'altro, ho un disaccoppiamento di queste tracce. E questo può introdurre rumore, può introdurre, diciamo, resistenza che non ci interessa. Le tracce differenziali vanno, diciamo, progettate assieme. Devono viaggiare assieme, devono avere la lunghezza quanto più possibile uguale. Cosa molto importante. Semplicemente perché, approfondimento per quelli che l'hanno già fatto, un amplificatore differenziale, diciamo che rigetta tutto il rumore di modo comune. Quindi se le due tracce sono molto vicine, sono esposte allo stesso tipo di rumore, quindi viene rigettato correttamente. Se le due tracce stanno una al polo nord e una al polo sud, avranno due rumori completamente diversi e questo rumore permane nel segnale effettivamente che viene indifferenziato. Altra cosa, spessore delle tracce, e questo è quello che abbiamo detto prima. Quando è importante conoscere l'impedenza delle tracce? Correnti elevati, segnali ad alta velocità, segnali analogici. Ok? Correnti elevate, beh, ovviamente non vogliamo bruciare una traccia per effetto Joule. Segnali ad alta velocità, perché hanno tutte le loro cose, sono abbastanza esigenti. Segnali analogici, perché ovviamente un segnale analogico è molto più suscettibile a un rumore di campionamento, tutto qua. Altra cosa importante, non usiamo tracce con curve 90 gradi. E perché? Perché è un problema questa cosa qua? Boh, cioè forse,
Il consenso generale è forse. Prima era sì un problema, perché quando venivano fabbricate, questa traccia a 90 gradi qua, non è mai una traccia a 90 gradi, quello che succede è che l'acido che fa il suo processo corrode un po' più nell'angolino, e quindi qua diciamo che hai uno spessore inferiore, quindi non si fa. Altre cose, segnali ad alta frequenza, una curva permette una radiazione nell'angolo, cioè un po' di cose particolari, non ci interessa, noi non lo facciamo, ma non perché non si possa fare, tutte le... ci sono alcune tracce che vengono fatte a 90 gradi senza problemi, in alcuni casi è necessario. Nel processo di produzione casalingo è complesso e può succedere questo. Nel processo industriale questo non succede più. Quell'immagine che vedete lì è una cosa fatta con un processo molto vecchio, non so se il dispositivo in sé è molto vecchio, ma quanto più sono fluide le tracce, quanto più è preciso il processo di produzione, di etching, vabbè, che poi vedremo il quarto giorno. Ok. Altre cose? Possiamo usare, se io devo trasportare tanta corrente, ho quattro layer, faccio su ogni layer la stessa traccia, le sovrappongo e ci pianto delle vie sopra. Cosa faccio? Ho una traccia, ok, questo lo vedo da sopra il mio PCB, faccio la stessa identica traccia nei layer sotto e poi lo bucherello. Bucherellato vuol dire che la corrente può passare da una traccia all'altra, ok? Quindi fisicamente è come se io avessi un cavo un po' più spesso. Questo è per alte correnti. Via fences per, diciamo, sono per l'immunità alle interferenze elettromagnetiche. Roba analogica un po' avanzata, quello che possiamo fare è costruire una gabbia di Faraday attorno al nostro, alla nostra sezione analogica. Non lo vedremo, se qualcuno è incuriosito può cercarselo su internet, anche questo richiede un po' di progettazione particolare. È quello che ho fatto in uno dei PCB che stava girando lì. Praticamente cosa si fa? Si fa un piano di terra sotto, si fa un piano di terra sopra, si collegano attorno con delle vie in modo tale da formare una specie di scatola e i segnali si fanno passare in mezzo, in modo tale gabbia di Faraday isolamento. Come al solito i segnali ad alta frequenza rompono le balle. E tutto il resto che abbiamo visto prima, che bisogna sempre considerare. Dette queste regole generali, uso carta e penna? Beh, chiaramente no, si usa Paint. No, no, allora, si può fare, perché come vi ho detto il risultato finale è un'immagine in bianco e nero, quindi potete usare Paint, magari no, però... Oppure possiamo utilizzare un software EDA, o meglio, che si possono anche chiamare CAD elettronici. Per il design elettronico. Cosa fanno? Semplicemente sono dei tool che ci permettono di semplificare questo lavoro. Un esempio, il più importante, standard industriale Altium. Altium è quello, come c'è scritto sotto, che probabilmente se voi avete un dispositivo in tasca sul banco davanti a voi, è la sua scheda madre, la sua elettronica è progettata con questo programma. Ha delle, diciamo, delle possibilità enormi. È anche molto complesso da utilizzare. Pensate un po' alla differenza tra Paint e Photoshop, ok? Se io devo disegnare un albero monocromatico, magari forse è più comodo che lo faccia con Paint piuttosto che con Photoshop. Se invece io devo disegnare un Monet, magari usiamo Photoshop. Però il Monet posso disegnarlo anche con Paint, eh? I pixel quelli sono, i colori, 16 milioni di colori ce li ha sia Photoshop che Paint. Questo ha un po' più di potenzialità, pesa molto di più e costa anche una licenza di qualche centinaio di euro l'anno. Forse, non so, forse per gli elettronici è gratis per il Politecnico, però non sono sicuro. Concorrente diretto, Autodesk Eagle, programma sempre di Autodesk, quella che fa AutoCAD e tutto quanto. Il vantaggio principale è che è molto integrato con i tool di design meccanici. Quindi se io voglio infilare questo obbrobrio in un qualcosa di meccanico, posso vederlo in modo molto più semplice. Quello che invece dovremmo usare noi si chiama KiCad. Il vantaggio principale di KiCad è che è free ed open source. Come abbiamo detto nell'introduzione iniziale, noi ci teniamo molto a utilizzare software che possiamo conoscere, di cui è disponibile il codice sorgente, che possiamo modificare, che sono moddabili, ci sono un sacco di plugin per questa cosa qua. Molto, molto carini. E gira anche su una patata questa cosa qua, sono un giga di download, 10 giga di spazio richiesto e ha già tutte le librerie che ci servono praticamente. Quindi
Che si fa? Nella prossima giornata, ossia domani, inizieremo a utilizzare KiCad per progettare il PC, un PCB. Ok? Quindi quello che vi chiedo di fare, se avete voglia, è di scaricare KiCad, che pesa 1,5 giga. E non è obbligatorio, perché tanto farò tutto la lavagna, e però se volete mettere un po' le mani in pasta è sempre utile. Ok? Se ci sono domande, non c'è problema, se no io ho finito.